Ti sei mai chiesto come capire se la tua idea di business può davvero funzionare? E se io ti dicessi che esiste un metodo per quantificare in modo specifico la dimensione del mercato che potresti aggredire? Beh, questo è quello che vedremo proprio oggi in questo video parlando della metodologia TAMSAMSOM. È uno degli elementi fondamentali per capire il proprio potenziale dell'idea di business e anche uno degli elementi più richiesti e più valutati dagli investitori in situazioni di richiesta di capitali. E vedremo quindi che cos'è il TAM, che cos'è il SAM e che cos'è il SOM. Cercherò di spiegartelo in pochi minuti in modo semplice, in modo tale che sia chiaro e che successivamente tu possa eventualmente approfondirlo nei massimi dettagli. Tuttavia, già con questo video dovresti avere un'ottima panoramica di che cos'è e poi ti fornirò anche un esempio molto pratico per fartelo capire nei minimi dettagli. È una tematica complessa, una tematica su cui si potrebbe parlare delle ore, però cerchiamo di essere brevi e di darti il distillato migliore di queste informazioni. Perché ascoltarmi? Perché restare qui? Io sono Alessio Boceda, insieme a Giulia D'Amato siamo i cofondatori di Startup Geeks, ci occupiamo di formazione imprenditoriale e fino ad oggi abbiamo supportato oltre 1.000 progetti e oltre 2.000 persone a testare il potenziale della propria idea attraverso un percorso di incubazione strutturato. Di analisi TAMSAMSOM ne abbiamo viste e corrette tantissime insieme al nostro team, perché proprio fa parte del percorso di incubazione e quindi ce ne intendiamo parecchio e partiamo con il video. Che cos'è la metodologia TAMSAMSOM? È uno strumento, una metodologia utile proprio a capire la dimensione del mercato che vogliamo aggredire con la nostra idea di business, con il nostro e-commerce, con il nostro progetto imprenditoriale. Cosa significa? Quanto potenzialmente tutte le aziende del mercato possono fatturare in termini di milioni di euro, miliardi di euro sommato, perché questa è la dimensione del mercato. Perché serve? Serve prima di tutto per te, per capire se effettivamente il mercato che vuoi aggredire è abbastanza grande per crearci sopra un'azienda. E come detto, serve anche agli investitori perché la dimensione del mercato è uno degli elementi fondamentali che valutano per decidere su quale società investire. Partiamo quindi dal TAM. Il TAM è il mercato più grande, chiamato Total Addressable Market, ed è il mercato totale aggredibile dalla somma di tutte le aziende che operano in uno specifico settore. E quindi indica la domanda totale di un prodotto o di un servizio. Facciamo un esempio semplice: televisioni in Italia. Il mercato totale delle televisioni in Italia viene calcolato sommando il numero di televisioni vendute ogni anno e il prezzo medio al quale vengono vendute. Potrebbe essere un mercato da miliardi di euro. Il mercato vasto è chiaramente più appetibile di un mercato di nicchia, di un mercato molto piccolo, perché è più facile crearci un business. Tuttavia, ci sono un'altra serie di elementi che influenzano sull'appetibilità del mercato, come la competitività, quindi quanti competitor ci sono e quanto sono forti i nostri concorrenti, e anche il tasso di crescita. Quindi non lo toccheremo in questo video, però tieni presente che non solo la dimensione del mercato è fondamentale per calcolare l'appetibilità. Quindi, come si calcola il TAM? Ho fatto un brevissimo esempio, ma diciamo la formulina molto semplice è la somma, è la moltiplicazione tra il numero di clienti di un determinato mercato e il prezzo medio o comunque la spesa media di questi clienti in un anno effettuata in questo mercato. Ipotizzando che non si cambi più di una TV all'anno, il mercato delle televisioni in Italia è calcolato moltiplicando il numero di televisioni vendute in tutti i negozi italiani e negli e-commerce italiani per il prezzo medio a cui sono vendute queste televisioni. Abbiamo visto il TAM, adesso facciamo uno step un po' più in basso, riducendo la dimensione del mercato e parlando del SAM. Il SAM è il Served Available Market e indica la proporzione del TAM che noi siamo in grado di accedere con la nostra idea di business sulla base dei nostri vincoli territoriali, dei vincoli economici, di una serie di risorse che abbiamo a disposizione. Ad esempio, sempre per fare un esempio molto molto semplice sulla vendita di televisioni, se io voglio lanciare un negozio fisico di televisioni, il mio SAM non sarà tutta l'Italia, ma sarà una porzione di persone che vivranno vicino al mio negozio. E di conseguenza il SAM in questo caso è vincolato da limiti territoriali. Quindi in questo caso è vincolato alle televisioni vendute in una specifica città, in una specifica zona. Come si calcola quindi il SAM? Si calcola il numero di potenziali clienti che si possono soddisfare moltiplicandolo per il prezzo medio che questi clienti possono pagare ogni anno per il mio prodotto o servizio. E quindi è sempre una moltiplicazione tra unità di persone
unità di persone o di aziende in realtà, e prezzo medio. E poi c'è il SOM, che è il Serviceable and Obtainable Market. Cioè, del SAM io non sarò mai in grado di raggiungere il 100%, perché significherebbe che esisto solo io sul mio mercato, che ho una quota di mercato del 100%. Ecco, il SOM rappresenta il valore della mia quota di mercato che punto a raggiungere nei prossimi 3 o 5 anni e di conseguenza, per farla un po' semplice, dovrebbe allinearsi al potenziale di fatturato dell'azienda nei prossimi 3 o 5 anni. Chiaramente il SOM è limitato sulla base della mia capacità e potenza di marketing, della mia capacità produttiva se produco qualcosa di fisico, cioè più di quello non posso produrre, della mia posizione geografica, appunto, della densità di competizione, di tutte le strategie che posso applicare e anche dei capitali che ho. E di conseguenza il SOM come viene calcolato? Come percentuale del SAM. E quindi ho il TAM, mercato totale, SAM, mercato che effettivamente posso aggredire, SOM, percentuale del SAM, e quindi corrisponde con la mia quota di mercato. E quindi se ho un mercato da 100 se ho un SAM da 100 milioni e ho un SOM, ipotizziamo che possa raggiungere il 5% di quota di mercato, il mio SOM sarà di 100 per 5%, 5 milioni. In generale nel mercato italiano, se si vuole essere realistici, ogni SOM si attesta tra 1 e 10 milioni, cioè ci sono poche aziende che dopo 3-5 anni fatturano più di 1 e addirittura più di 10 milioni, quindi questo è un SOM realistico. Vi faccio un altro esempio di una startup che si chiama Flair, è il primo brand italiano che vende online rasoi per la depilazione femminile personalizzabili, ma che adesso si trovano anche nelle profumerie come Pinalli, OVS e Boots. È una startup di una founder molto forte, molto brava, molto interessante. Ha fatto il nostro percorso di incubazione e vi faccio un esempio del suo TAM SAM. Il suo TAM, visto che vuole avere una dimensione perlomeno europea, era la moltiplicazione tra il numero di persone, di donne, che tra i 18 e i 40 anni utilizzano dei rasoi per la depilazione, e la spesa media che queste donne sostengono per rasoi proprio ogni anno. Il TAM che le esce è 4,7 miliardi di euro. Poi va sul SAM. Il SAM viene ottenuto moltiplicando la spesa media annuale per il mercato italiano, quindi non europeo ma si passa all'Italia, sempre di donne 18-40 che si depilano col rasoio, e quindi da 4,7 milioni, miliardi europei si passa a 219 milioni italiani. A questo punto ha calcolato il SOM, la quota di mercato, ha ipotizzato di poter raggiungere il 4% della quota di mercato nei prossimi 3 anni e di conseguenza di raggiungere un SOM di 8,8 milioni. Quindi TAM europeo, donne che si depilano, spesa media all'anno per rasoi 4,7 miliardi, SAM italiano, sempre donne che si depilano, spesa media per rasoi totale 219 milioni, SOM 4%, quota di mercato che vuole raggiungere 8,8 milioni. E quindi appunto questi sono i calcoli che lei ha mostrato agli investitori ed è riuscita anche a raccogliere capitali per questo, oltre che a capire che c'è un bel mercato da poter aggredire. Visto che è un aspetto molto delicato, nella descrizione ti metteremo un link ad un articolo dove trovi il nostro template per calcolare il TAM SAM. Fa parte dello Startup Builder, che è il nostro percorso di incubazione, in cui lo calcoliamo e lo spieghiamo in modo molto più approfondito. E prenditene cura, cerca di farlo se vuoi effettivamente capire il potenziale della tua idea di business. Per questo video, lato mio, è tutto. Abbiamo visto com'è la metodologia TAM SAM, perché ti è utile e come calcolare il TAM, il SAM e il SOM. Detto questo, se ti interessa approfondire la storia di Startup Geeks, come possiamo essere d'aiuto ad aspiranti imprenditori, guarda i video qua attorno, guarda sul nostro canale, scopri il nostro sito www.startupgeeks.it, in cui ci sono tantissimi articoli, oltre al nostro podcast Confidenze Imprenditoriali. Alla prossima, ciao ciao!